Le crepe. Le crepe, molto molto semplici. Basta avere due accorgimenti. Noi oggi facciamo 3 uova intere che andiamo a rompere in questa ciotola con 175 grammi di farina. Okay. Quindi 3 uova intere qua. Aspetta, allora, tu vorresti le uova così, tac, ma io non sono capace, quindi no, le faccio così, una alla volta. Uno. Adoro. Ha fatto tutto lei. L'ha fatto, cioè, se le cotte, se le... Perché mi hai sporcato quel ciotolino qua? Due. Che poi mi serve? Prof. Niente, guarda, si fa così. Ok. Voglia. Benissimo. Va bene? Adesso va bene. No, no, aspetta, aspetta, perché... Grazie, prof. Prego. Allora, la farina tutta in una volta e un goccino di latte, poco, giusto per stemperare la farina. Dimmi, dimmi, basta. Ok, basta così. Adesso frusti bene. Ok, 3 uova. Farina, quanta farina? 175 grammi. Ok. Frusta bene. E pochino di latte. Sì, frusto. Poi dopo lo metteremo tutto quel latte lì. Frusto bene. All'inizio ne va poco, che non ci devono essere i grumi. Vai bene anche attorno, raccogli proprio bene, 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 bene. Ok. Così. Non ci deve proprio essere neanche un grumino, perché se facciamo questa operazione evitiamo poi di passare la pastella al colino o al setaccio, perché si formano magari grumi se andiamo a mettere tutto il latte in una volta, perché la soluzione non si omogenizza bene. Vieni su bene qua, che non è mica il figlio della serva lì in alto. Ok, su, vieni. Ma perché ce la fanno? Non lo so, è sì che di pettorali ne hai, quindi voglio dire, dovresti così, fare veloce. Ma così o così? Allora, in realtà... Così? Dipende, come la tieni, poi anche... Allora, in questo caso così. Così. Però aiutati sempre girando anche la ciotola. Questa qua non è mica cementata, no, al bancone, quindi potrebbe essere tranquillamente girata così. Ok, ok, non sapevo. Allora, al bancone. Quando ha questa consistenza qua collosa, mettiamo tutto il latte. A questo punto non è più da frustare, ma semplicemente da mescolare. Perché il latte non deve montare. Dai. Diversamente, se il latte monta, fa quella schiumina sopra che poi la crepe diventa tutta coi buchini. Ok. Mm? Oppure dobbiamo aspettare che riposi la pastella in frigorifero almeno per 2 o 3 ore. Poi ci sono diverse scuole di pensiero. C'è chi ci mette anche 90 grammi di burro fuso all'interno, che però poi bisogna sempre tenere mescolato perché tende ad affiorare. Ma io preferisco prendere un pezzo di carta e fare un tamponcino col burro e ungere le padelle un po' per volta, così tutte le crepe avranno la stessa doratura e lo stesso condimento. Secondo me va a vedere su internet questa qua, va a studiare tutte le basi, perché le crepe glielo diciamo al momento, è vero, perché l'abbiamo detto mezz'ora fa. No ma perché è italiano, prof, solo per quello. Ma ti volevo dire, ma non è troppo liquido? Ascoltami, vuoi insegnare un gatto a arrampicare o no? Adesso voglio dire, saprò fare le crepe. sì allora ti vengo a insegnare io a fare un pas de chat? No allora cos'è il pas de chat? Pas de chat è un passo di danza, vuol far vedere che conosce anche i passi di danza. Ma li conosce, qualcosina. Pas de chat, conosce il pas de chat? No. Che poi è, adesso non si, sono dietro al bancone. Fai vedere. È così, pas de chat. È andata bene che ero lontano. È un salto? No, fare no, ti prego. Vai lì, vai a fare lì il pas de chat. Coraggio, ok? No, non è che non ho il coraggio. Io ho il coraggio di fare la crepe. Non è la physique du, non ho la physique du roll. Allora, adesso ne facciamo le crepe. Vedi che sto ungendo, lo faccio io. So già come andrà a finire io. La prima anch'io. Prof, va bene così? Va bene così. Come vedi, non c'è neanche un grumino a pagarlo. Vedi? Sì. Perché è bella liscia. Okay. Senza usare frullatori. Questa qua non è che dobbiamo dare l'acqua benedetta. La mettiamo qua dietro. Ok. L'acqua benedetta. Ok. Allora, vedi che le... Abbiamo unto col burro le padelle. Sì. Ok. Con le belle basse da crepe. Da crepe. Appena appena frigge un attimo. Vieni vicino con la ciotola. Perfetto, così. Allora, si prende... Un mestolino pieno? Così? Più o meno sì. Poi ci regoliamo. Con l'altra mano prendi la padella. Okay. Aspetta che sia ancora un po' caldina. Vedi, appena appena soffrigge così. Quando comincia a soffriggere vuol dire che comincia a andare bene. Ok. Vai. Vado. Butta la pastella e con l'altra mano ruoti la padella in modo da distribuire in modo uniforme tutta la pastella senza andare tanto sul bordo. Così. Bene, 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 bene. Poi deve essere dello spessore giusto, non una frittata. Ma va bene? Un po' così. Di più? No, va bene, va bene, va bene. Ok. Adesso dobbiamo saltarla. E come? Aspetta, facciamo anche questa, perché sennò... Vediamo. Prego, prego, prego.
Vedi, quando cambia di colore vuol dire che la parte sotto comincia a essere pronta. Ok. Giusto? Ci sono. Adesso metti la mano qua sulla, sulla padella. Bisogna fare passare. Oh! Non è ancora pronta, vedi? No. Non sono stata io. Allora, vieni, 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 metti la mano qua. Vedi che si deve staccare bene, non è ancora ora perché qua non si stacca. Okay. Ma secondo me viene prima questa. Su bene. Non è ancora cotta, no? Vedi che qua non ha ancora cambiato completamente colore, lo sta cambiando adesso. Okay. Proviamo ancora? Vai. Perfetto. Ancora non è ancora no. ora, vedi che qua non si stacca? Perché non è ancora bella calda la Ma padella. Ho messo giusto l'impasto. È giusto, è giusto. Ah. L'impasto è sottile giusto. Ok. Proviamo con questa. No. Appena, no. Vedi, eccola! Così. Ok, aspetta, così. Che dobbiamo fare? Senti la mia è mano. È già agitata. Ma molla il braccio, c'ha un braccio, ragazzi, l'ha fatto Geppetto ieri sera. È una roba che non riesci mica a muoverlo. Ma se sta morbida che ti faccio capire il movimento. Oddio! Pronti? Quando è così, un colpetto con... Guarda come è diventata rossa. No! Ecca miseria, così. Guarda, così, molto semplice. Ok, però, aspetta, la volevo fare io. Aspetta, guarda. Tori, fallo con questa. Allora, vediamo se abbiamo capito. Un punto. Fai passare bene l'aria sotto con prima. Con una mano? Esatto, poi un bel colpo di polso. Ok, uno, no, no, aspetta. No, continua a far girare l'aria. Colpo di polso, così. Brava! Fortuna dei principianti. Si guarda. Sei stata bravissima. Io in dialetto si dice una cosa che non posso dire oggi, ma si dice una cosa. No, però è vero, perché comunque hai fatto di polso, brava. Un colpetto col polso, vediamo se al secondo tour gli viene ancora. Beh, questa la possiamo anche togliere, questa qua. Che... Ok. Allora, se succede... Mettila pure sul banco, così tanto non si appiccica. Ecco, se succede che si... stropiccia un attimo, non succede nulla. Ci ha preso guarda, guarda che già ho capito tutto. Ecco, fai andare bene tutta la pastella. Vedi che non fai buchini così? Esatto. È importante perché se dobbiamo riempirla con un ripieno morbido, se no scappa fuori. Ok, ci siamo. Beh, insomma, qua aspetta, perché... Mettiamo un'aggiuntura lì. Prof, l'ha messo lei l'impasto. No, ma l'hai menata te la padella adesso, voglio dire. Non è che mi prendo le colpe che non ho. Vai, che questa è già pronta. È pronta? E anche... risponde anche. Sì, sì, Dai, dai. Va, non lo so. Dai, quasi! Quasi! Vedi? Dai, c'è da affinare la tecnica, ma può andare bene. Però ho capito la tecnica. La tecnica, l'importante è quello. Poi qualche volta viene, qualche volta no. Esatto. Poi le crepe, quando sono morbide, calde, sono molto morbide, è facile che si rompano. Quando sono fredde, invece, prendono tutta l'elasticità. Ok. Che, quindi è meglio partirle da fredde. Sì, o aspettare un attimino da tiepide a temperatura ambiente. Le potete anche congelare, basta sovrapporle l'una all'altra interponendo un pezzettino di carta forno. Così sono disponibili senza essere appiccicate. Con questo facciamo? Sì, le facciamo alla valdostana, quindi prosciutto e formaggio, poi riempirle. Si possono fare anche dolci volendo, no? Sì, Cioè, con lo stesso impasto si può mettere anche la crema. Con la confettura di sale oggi sarebbero perfette. Esatto, quindi noi lo facciamo salate perché ho appena fatto il dolce sal, ma se volete poi prosciutto. Si possono fare anche... Poi rotoli. La devo arrotolare? Rotola. O non così? No. Puoi farla anche così, in realtà, a portafoglio. Ok. Però noi facciamo dei rotolini che poi andremo a tagliare e a mettere in piedi. Vediamo. Delle roselline. No, vediamo, fai. Ok, tipo così? Guarda, tipo così. Così, esatto. Ok. No, metti qua. E basta. Sul tagliere. Sul tagliere. Poi col coltello fai dei tronchettini più o meno di 5 centimetri. Ok. Puoi fare, ci arrivi, no? Sì, sì, così. Ce n'è uno più piccolo qua, lo vuoi? Ma proprio piccolino. Va bene così? Sì, così va 5 bene. 5 centimetri. Ecco. Perfetto. Un altro, perfetto. Bravo. Dai, bravo. Come sono diligente, dai. Diligente, è vero, dai, è diligente. Mi fa sudare 7 camicie come Ercole, però va bene. Dai. Quindi però... riempiamo tutta la teglia, poi mettiamo sopra un po' di formaggio grattugiato, qualche fiocchetto di burro. Ok. Bastano 10 minuti in forno a 220 gradi per ottenere una gratinatura. La vado a prendere io, Anto. Va bene, intanto porto taglia, dai. Esatto. Taglia. Noi facciamo vedere 5 centimetri, va, che brava. Ecco, guarda. Mettiamo le piedi dentro qua.
così quando arriva non può dire niente. Esatto, l'ho fatto tutto da sola. Tutto da sola. Poi io voglio vedere i filmati, però il risultato poi sarà. Ma se uno vuol mettere anche un po' di besciamella? Oh, lo può fare, visto che gliel'abbiamo insegnata la besciamella. Comunque la cosa bella della crepe è che poi uno, no, come tutte le crepe, la prende e la mangia. Capito? Esatto, perché potrebbe essere anche un aperitivo, questo ci metti uno stuzzicadente dentro, le una fogliolina un, pochino più piccole, un po' più piccolina, una fogliolina di insalata attorno. Grazie, e poi c'è Amadeus sul divano. E via. E via. Grazie, Gianni, Scuola di Cucina, vi abbiamo insegnato le crepe, bravissimi.